io già detto vestitino, faccio il moderatore e chiamo al tavolo, però è già qui Tommaso, ora mi sposto perché non so se in piccio, sì? No. Allora, Tommaso che appunto per punto doc, ci racconta dal punto di vista di chi ha lavorato con noi quanto sia stato innovativo, quanto per loro sia stato traumatico, travolgente, gentile, carino, lavorare con la sanità umbra. Quando gli studi in relazioni internazionali vengono molto aiuti. Intanto vi dico subito che i ringraziamenti, che non sono per nulla di rito, ma anzi sentitissimi, li diluirò, quindi ve li faccio passare piano piano in questi minuti che ci accompagneranno insieme. E tre cose per cui ho l'estremo piacere di stare con voi. Primo, perché per 2 mesi vi ho visto più dei miei genitori, quindi mi mancavano molti di voi, e appunto per tutto quello che c'è stato tra di noi. Secondo motivo, per i risultati, perché non so quanti di voi abbiano avuto l'opportunità di leggere il prodotto del vostro lavoro, il prodotto dell'equipe della dottoressa Giaimo, vi renderete ben conto che è stato impegnativo farlo, sarà impegnativo realizzarlo, ma, ed è questo il terzo motivo di piacere, è esaltante tutto quello che c'è stato, perché rappresenta, e in questo siamo stati antesignani noi tutti a lavorare in questo modo, a mettere insieme questi tre mondi, anche in questo clima di sfiducia totale nei confronti delle istituzioni che diceva prima la dottoressa. Abbiamo messo insieme il mondo istituzionale, il mondo dei tecnici, dei professionisti e quello dei cittadini, delle associazioni, quindi di questo terzo settore, per produrre delle politiche che fossero cogenti. Quindi sapete, le parole quando vanno di moda possono prendere 2 strade, una pericolosissima, dannosa e frustrante, in cui la parola si gonfia, questa partecipazione che ormai sono 10 anni che è sulla bocca o sui manifesti elettorali di molti, poteva prendere, potrà ancora prendere una piega appunto minimalista, una piega demagogica. E qui invece abbiamo avuto l'esempio, riconosciuto anche a livello italiano, che la piega che può prendere questa parola è una piega estremamente concreta, produttiva, proficua. E quindi ecco, vi vorrei raccontare, cercherò di essere breve, cosa è successo, come, perché, da cosa siamo partiti. Siamo partiti tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, come recita Guerre Stellari, scusate non ce la faccio a esimermi dalla citazione, come quelli che hanno lavorato con me sanno. Siamo partiti da una cosa che apparentemente non c'entra, che però ci ha permesso di conoscere Donatella e la sua equipe, ovvero un percorso che ha portato alla progettazione di una legge sulle politiche giovanili. E quindi anche lì abbiamo cominciato a inserire degli elementi di partecipazione, di coinvolgimento dal basso. Anche lì si trattava di centinaia di portatori di interesse tra giovani, professionisti, scuole, per arrivare appunto a elaborare una legge che partisse dalle esigenze dal basso. E questo è stato un po' un banco di prova sia per noi, perché la nostra organizzazione è una cooperativa piccolina, siamo in 5, però appunto state motivando la nostra mission iniziale. Cioè, è giusto che decisioni importanti che coinvolgono tante persone, addirittura una collettività, vengano prese da poche persone? La risposta che ci siamo dati fin dall'inizio è no, e questo appunto è l'emblema del fatto che forse siamo nel giusto. Siamo partiti con questa legge, ci siamo conosciuti, e noi lavorando nel pubblico e nel privato ne vediamo tante, ne abbiamo viste tante, però effettivamente quello che poi ci ha proposto, ci ha richiesto la dottoressa Giaimo, all'inizio ci ha un po' destabilizzato, perché ci rendevamo conto della portata di quello che appunto era richiesto. Cioè, realtà o follia, coinvolgere centinaia di persone, una serie di programmi, delle tematiche che sono fondamentali per la salute, per la convivenza, per la crescita della collettività, delle azioni che sarebbero dovute essere su tutto il territorio regionale. Nessun precedente a cui fare riferimento, né dal punto di vista metodologico né dal punto di vista della letteratura, perché appunto ancora siamo in questa fase in cui la parola partecipazione si sta gonfiando. C'è tanta teoria, però in pochi scrivono il manuale,
come si fa, e quindi l'abbiamo scritta insieme e ci siamo appunto accorti che avere, già lo sapevamo, però avere delle persone, primo ringraziamento nascosto, avere delle persone che non solo ci seguissero dal punto di vista anche istituzionale e decisionale, ma anche che avevamo la certezza che dessero seguito a quello che poi sarebbe venuto fuori, ci ha dato molta motivazione. E quindi pensare in così poco tempo di dover concentrare degli incontri, le convocazioni, la partecipazione, era complesso, non difficile, sono tanti pezzettini da mettere insieme, però ecco, ci ha portato a questo. E quello che mi esalta ancora di più è vedere come questa platea sia cambiata rispetto al 20 gennaio. Quasi tutti di voi c'erano in quell'episodio, in quell'occasione, e percepisco che lì c'era un certo tipo di aspettativa, un certo tipo anche di scetticismo, che è più che legittimo. Perché? Perché si stava facendo una cosa nuova in alcuni territori, meccanismi di partecipazione, ho scoperto, sono già stati attivati, sono già realizzati e già hanno prodotto i loro risultati, però ecco, a livello regionale è un unicum tuttora. E quindi mi ricordo appunto la curiosità di capire come avremmo lavorato, non sapevate che cosa vi aspettavo. E in parte neanche noi, pur avendo progettato tutto il metodo. Però ecco, non è follia, non è stata follia, è stata realtà. E ci ha portato quindi a tutto quello che avete vissuto, cioè il passaggio da una vita quotidiana, una normalità d'ufficio, anche ragionare in termini di progettazione, per molti di noi è normale pensarla come scrivania, Excel, tabelle per capire le tempistiche, che cosa devo fare. Quello che abbiamo cercato, e per questo 10 anni fa saremmo stati degli alieni, per fortuna oggi non più, è stato immettere degli elementi, quindi sì, di partecipazione, di coinvolgimento dal basso e di azzeramento delle gerarchie, quello che si accennava anche prima. La possibilità per tutti, dal giovane quindicenne che non ha ancora una laurea o non è affermato dal punto di vista professionale, poter parlare a tu per tu con il direttore di un'azienda sanitaria e spiegargli che magari le azioni che ha fatto fino a quel momento sui giovani non erano calibrate su di lui, ma sono tutte posizioni legittime finché non si incontrano e non si capisce qual è il meglio per ognuno dei due. E quindi ecco la difficoltà che abbiamo incontrato all'inizio, che ha portato forse anche al meccanismo della delega, è che non siamo abituati a lavorare in questo modo, non siamo abituati ad avere una struttura che concepisca e contempli la partecipazione, e anche per questo è ancora più esaltante, e vedremo poi come riusciremo ad affrontare queste difficoltà nella realizzazione. Però immaginatevi, spesso abbiamo avuto anche questa conversazione, far partecipare, sì, capiamo anche da dove partiamo, cioè tutti voi immaginatevi alle 9 del mattino qual è la vostra quotidianità, si accende il computer, si comincia a lavorare, si sbrigano delle pratiche, è raro che si ragioni insieme con delle persone per modificare la propria realtà lavorativa. Perché? Perché effettivamente è stato concepito questo sistema schematico, diciamo a compartimenti stagni. E quindi la prima difficoltà è stata proprio scardinare questa cultura che è della responsabilità individuale. E siamo andati anche a colpire, per questo, in 6 incontri, che sono stati davvero un tempo minimo e indispensabile per riuscire a farlo, è stato un piccolo stravolgimento culturale per tanti, potersi confrontare e rendersi capaci di incidere su queste politiche. Gli obiettivi che ci siamo posti, quindi, dopo il momento traumatico dello tsunami della proposta, abbiamo capito che potevamo porci questo come obiettivi, quindi azioni concrete ai 10 programmi del piano, perché poi il Ministero sarebbe stato il soggetto che avrebbe valutato queste azioni, quindi dalle parole dovevamo passare ai fatti, sentendo quindi la base. La corresponsabilità, anche qui un superamento decisivo che secondo me è appunto rivoluzionario e segnerà i prossimi tempi a livello istituzionale, non solo italiano, cioè il superamento della responsabilità del compartimento stagno, del piccolo dipartimento, il piccolo assessorato. Si è capito anche con l'eterogeneità dei soggetti coinvolti che lo sport aveva a che fare con la salute, che il giovane era giusto che potesse parlare con un'ostetrica, che i consultori dovessero dialogare con altri tipi di soggetti. E quindi appunto rendersi consapevoli
del fatto che io da solo faccio molto poco e anzi le decisioni che prendo da solo avranno di certo una portata limitata. Il senso di appartenenza. Nei piani precedenti ci sono qui sì delle esperienze, immaginate la difficoltà di convincere una persona, ma anche a partire dalle decisioni normali familiari. Quanto è più difficile convincere un familiare quando questa decisione viene solo da me e invece non lo rendo partecipe dell'utilità di questa decisione, del suo punto di vista. E qui la regione ha espresso, dal mio punto di vista, il massimo del suo ruolo, ovvero un'istituzione che sia piattaforma, che renda possibile questo confronto costruttivo e quindi non solo dare la struttura che quindi permette il dialogo, ma anche prendersi un grosso impegno, perché quello che voi leggerete è una serie di impegni molto molto rilevanti, sia da parte della regione, ma anche qui ulteriore salto di qualità. Non è la regione che dice sì, prometto di farlo, no, abbiamo promesso di farlo nel momento in cui questi 6 incontri sono stati svolti. Efficacia ed efficienza delle politiche, questo è strettamente correlato, proprio perché è difficile convincere un estraneo di una cosa che sente per la prima volta. E quindi tutte le politiche che noi abbiamo deciso insieme già hanno messo in moto una serie di dinamiche, una serie di appunto corresponsabilità anche qui. Ed è stato bellissimo vedere come potevano mettersi insieme questi puntini. Perché questi incontri hanno consentito anche l'incontro di diverse realtà, anche ispettori veterinari che tra loro non si erano mai incontrati. Relazioni e fiducia. Fiducia è alla base di tutto e anche qui abbiamo dovuto limare tantissimo, perché il sentimento di sfiducia era molto sentito. Adesso un ulteriore impegno è quello di continuare a limarlo dando seguito al percorso. Però le relazioni che si sono stabilite anche con la presenza continua di qualcuno della regione in tutti i gruppi ha consentito un'interlocuzione appunto che prosegue nel tempo, che è partita con questa coprogettazione e proseguirà. Risparmio economico nel medio lungo termine. È più facile dire sì, va bene, faccio questo, ci investo X, ma la portata è sempre molto limitata, visto che quando si parla di prevenzione ce ne siamo resi conto tutti, io per primo ho fatto un sacco di cose in questi mesi, e appunto gli investimenti devono essere ragionati in termini lunghi, temporali, non si può pensare di avere subito un risultato, e infatti anche per quello il piano di monitoraggio segue tutte le annualità del piano di prevenzione sanitaria. Ed è utilissimo che si coinvolgano altri soggetti. Perché? Perché ognuno di noi qui presenti ha un pezzettino di questo piano, non solo come concepimento, ma anche come realizzazione. E anche questa è stata una difficoltà, far capire che, benissimo, oggi siamo qui a presentarlo, domani si comincia a lavorare. Queste sono linee guida, anche per spezzare una più 2000 lance nei confronti di questo lavoro, è stato fatto in pochissimo tempo, e quindi possiamo anche interpretarla come una serie di linee guida che nel tempo andranno migliorate, non solo perché ce lo chiede il Ministero e quindi revisionare, indicatori, monitoraggio, ma anche per noi questo è, diciamo, uno standard che noi ci vogliamo dare, in base al quale poi riuscire a darci degli obiettivi migliorativi, a capire anche che cosa abbiamo sbagliato. E questo è un ulteriore vantaggio, cioè lavorare insieme ci ha permesso di capire che magari la nostra prima idea non era quella perfetta, quella giusta. Riusciremo attraverso questo sentimento di fiducia che abbiamo creato insieme, questa corresponsabilità, a capire che possiamo calibrarli in itinere questi obiettivi che ci siamo dati. Alla fine, come farlo in concreto? Tante belle parole. Ci sono degli elementi che abbiamo messo insieme giusto per darvi un po' l'idea della portata di tutto ciò. Quindi una forte relazione con l'equipe regionale, come vi dicevo prima, ci ha permesso di essere motivati innanzitutto noi, perché ci rendevamo conto che una macchina talmente grande, più è grande più è facile che si inceppi. E invece abbiamo visto un rapporto aliato, una trasparenza incredibile, una anche volontà di mettere in pratica davvero queste cose che a noi ci ha motivato molto, moltissimo, e ci ha permesso anche di tirare fuori da voi quello che serviva. 21 gruppi tematici iniziali, quindi in base ai 10 programmi, questi 21 gruppi hanno lavorato con una metodologia che adesso vi racconto,
innanzitutto sono stati convocati, quindi anche qui ci sono state le convocazioni iniziali, perché è una cosa che non aveva una rubrica precedente, perché non era mai stato fatto nulla del genere, e quindi anche qui si è andato prima con le amicizie, il primo circolo, poi con le amicizie nel senso di persone che potevano essere influenti e utili da immettere in questo processo, quindi le istituzioni, quindi tutti i soggetti. Qualcuno non è venuto, effettivamente sì, abbiamo lamentato all'inizio soprattutto la carenza delle scuole, che rischia di pregiudicare alcune cose. Benissimo, interpretiamo ancora di più questo programma come linea guida per prenderceli dopo questi soggetti che non sono venuti fin dall'inizio. Sarà più difficile, sì, ma intanto questa è una base di lavoro. Incontro introduttivo il 20 gennaio, sembrano mille anni fa, invece sono pochi mesi, sono trascorsi pochissimi mesi, e 6 workshop per ogni gruppo. È stato un rush incredibile, perché appunto dal 20 gennaio fino ad aprile ci siamo visti quasi tutte le settimane per arrivare appunto a questi progetti concreti. Tanti di voi non avevano mai lavorato con una metodologia partecipativa e quindi si sono dovuti forzare, siete stati davvero tutti bravissimi. All'inizio che cosa si è fatto? Quindi cerco di riassumervi un po' il processo. Quindi intanto ci siamo allineati su che cosa, secondo ogni gruppo, che veniva facilitato da persone diverse, che cosa fosse quel tema che si stava affrontando, perché abbiamo capito fin da subito che l'interpretazione dello stesso tema non era per nulla univoca, e anzi, per cercare di andare tutti quanti verso lo stesso obiettivo, il lavoro è iniziato proprio da lì, cioè comprensione del tema ed emersione dei problemi. Questo ci ha permesso di disinnamorarci delle proprie idee, di superare i conflitti, i contrasti personali o professionali, e capire ognuno di noi di quale problema, di quali problemi fosse portatore. Ragionare in termini di problemi ci ha permesso che cosa? Di capire veramente il cosmo, l'universo che c'era dietro ognuna di queste tematiche. Questi problemi poi li abbiamo organizzati, li abbiamo strutturati, ne abbiamo fatte delle strategie, ovvero li abbiamo messi per affinità tutti insieme, e abbiamo capito che per affrontare quel tema, che fosse dall'evoluzione del ruolo delle ostetriche o dalla violenza e il bullismo nelle scuole o la tematica dell'integrazione alimentare, abbiamo tirato fuori diverse strategie, perché ognuna di queste era da affrontare. Immaginate un argomento complesso come ad esempio lo screening, ci siamo resi conto che doveva essere affrontato sotto diversi punti di vista, e questo ci ha permesso appunto di sfaccettare, secondo tutte le personalità che erano presenti, quali fossero questi problemi da cui partire. Una volta che abbiamo fatto le strategie, siamo arrivati solo alla fine alle attività. Anche qui è molto controintuitivo, perché l'essere umano ragiona per problema-soluzione, cerca proprio di limitare il passaggio neuronale il più possibile in modo da arrivare nel minor tempo a una soluzione che secondo lui è opportuna. Ebbene no, tanti cervelli insieme possono creare davvero intelligenza collettiva, possono migliorare questo approccio, quindi freniamo per un attimo, e qui siamo stati, ci siamo impegnati molto tutti quanti a frenare la nostra esigenza, il nostro bisogno di risoluzione, di soluzioni e di attività, per poterci confrontare e quindi darci una base comune, e solo alla fine capire che cosa davvero fosse utile fare nei diversi territori. Abbiamo imparato anche molto dalle diverse realtà, dal Trasimeno, nel Polignate, cosa si fa nella USB2, perché ognuno effettivamente aveva da apportare, aveva da raccontare cosa che non era mai successa a livello regionale, se non per incontri informali tra soggetti. Quindi abbiamo cercato di dare anche una struttura a questi confronti. Alla fine che cosa è successo? Immaginate 21 gruppi che hanno prodotto una media circa di dai 5 ai 10 progetti all'interno di ogni gruppo di lavoro, e qui chapeau, sono stati sistematizzati, ovvero abbiamo visto che tante attività erano affini, erano ottimizzabili anche tra un gruppo e un altro, e quindi la giusta vostra preoccupazione di vedere che fine hanno fatto le vostre idee, che sono state appunto approfondite in termini di indicatori, tempistiche, microattività, come e fino hanno fatto, come sono state inserite in questo piano, e poi oggi pomeriggio lo approfondiremo questo aspetto. Però ecco, sappiate che ogni idea, ogni strategia, ogni attività che è stata proposta, che è stata schematizzata nei gruppi,
comunque ha subito un processo di rielaborazione tra noi e la dottoressa Giacomo e la sua equip, per capire come potesse essere organizzata, come potesse essere migliorata nel quadro complessivo del piano, perché appunto le pagine sono molto dense, sono dense proprio dei progetti e delle attività che sono state proposte. E quindi ecco, questa sistematizzazione dei progetti ha coperto l'ultima parte di rielaborazione, e quindi qualcosa è cambiato, ma è cambiato perché è stato spostato, oppure appunto, come si diceva prima, il tavolo di lavoro si è trasformato in qualcos'altro di più operativo, che comunque avesse sempre in sé l'obiettivo del tavolo di lavoro, quindi confrontarsi, capirsi, incontrarsi. I modelli creati per prevenzione partecipata. Qui ci siamo impegnati fin dall'inizio a creare una struttura che potesse essere anche replicabile, non solo a livello regionale, ma anche sui territori. E quindi abbiamo cercato di utilizzare dei modelli snelli, appunto dall'analisi dei problemi alla costituzione delle strategie, alla comprensione del tema, che possano essere anche nelle vostre mani, possano essere riutilizzati.